Perfetti Stabili ti aspetta. Ma questa canzone è tristissima. Ma la scelta della più triste dei Queen. No, perché The Show Must Go On. Dobbiamo continuare. Però un po' la famiglia qui l'hai trovata, come tutte le famiglie, si litiga, si discute, si, sì, fa, si fa pace, via, li siediti. Io tra l'altro, Serena, c'ho anche il nulla osso al mio psichiatra, che mi puoi, che mi puoi analizzare. E... Aspetta, no, scusate, dov'è la camera? Lì, aspetta, mi siedo. Perché... è il mio, posso salutarlo? Posso salutare che ci hai fatto casini. Ah, ok, però, vabbè, dico Paolo. Roma 3 maggio, via dei Matti numero 0, citazione. Okay. Il sottoscritto Sigmund Freud, ammazza, voli alto però, non te lo sei scelto uno. Ho scelto uno pseudonimo. Concede alla dottoressa Serena Portone di psicoanalizzare la mia paziente Romina Carrisi dalle ore 14.05 alle ore 15.05. Adoro. Allora, questo ti dice già una prima cosa, un primo indizio sulla signora Carrisi, parla alla signora, mademoiselle Romina Carrisi. E che ha un grande senso di autoironia, ma io quello che ho sempre pensato è che tu abbia tanti talenti, ma che tu sia molto difesa e che questa difesa un po' ti frena, cioè ti impedisce di liberarti. Presa in pieno, secondo me. Io non, sì, ti conosco, è, da è tantissimo, un po' così. Però io sono brava ad analizzarmi, ma tu sei bravissima ad analizzare i tuoi ospiti. Ma no, perché ti voglio bene, ti conosco, insomma, un po'. Poi io, sai che dove c'è un po' di complessità, io sono, perché penso che la complessità sia un valore aggiunto nel cuore e nella testa delle persone, sì. Per cui la complessità mi conquista sempre. Tanto per dire uno dei tuoi talenti, cominciamo da questo corto che si intitola The Last Chapter, vuol dire l'ultimo capitolo, dove tu, che tu hai scritto, diretto e interpretato. Esatto. È una scrittrice un po' mattacchiona? Sì, è una scrittrice un po' mattacchiona, un po' autobiografico, ma molto romanzato, perché vivevo a Los Angeles in quel periodo e stavo frequentando una rockstar, diciamo. Chi era sta rockstar? Vabbè, una pop star degli anni 80, Michael Bolton. Ah, e, ma frequentavi... Per 3 anni ci siamo frequentati, on and off. Era un date, come si dice, un, sì, un engage, non era un engagement, ma no, era comunque una relazione. Era un dating ferrato, ci, okay, sentivamo spesso, ci siamo incontrati, tra l'altro con un programma Rai in Canada, pensa, dove io conducevo con Massimo Giletti. Era l'unica che parlava inglese, quindi ho detto devi andare da Michael, gli devi dire quello che deve fare durante la trasmissione. E lui è stato conquistato dai tuoi occhioni. E gli dico, allora Michael, io sono Romina, presenterò la serata, allora, tu devi fare questo, A, B e C. Fa, ma di dove sei? Io, sono italiana. Ma perché parli bene inglese? Ho detto, senti Michael, dobbiamo fare un programma, allora concentrati, devi fare questo. Ok, ok, ok. E poi dopo ci siamo iniziati a sentire e la storia è continuata per 3 anni quasi. Quindi importante. Sì, non l'ho mai detto a nessuno, onestamente, Serena, però perché qua mi sento in famiglia. Ma lo sei, capito. Però sì, adesso non ci sentiamo più da un po', però ci vogliamo ancora bene. Quindi comunque è rimasto un rapporto di insomma, non vi siete lasciati male, questo è il senso? Un po'. Io volevo di più e lui era fermo al voler avere soltanto un'amicizia più intensa. Michael, quindi, Bolton, ce l'abbiamo una foto, scusate, recuperiamo subito foto di Michael Bolton, perché no, almeno vabbè, lo voglio vedere. Dai, lasciamolo stare, ma Michael. Ma aveva ancora i capelli lunghi o dopo averli tagliati? Corti, infatti mia madre mi diceva, ma che bello con i capelli lunghi, quanto mi piaceva. Vabbè, dai, una certa, devi pure tagliare questi capelli. Eh sì. E quindi parlando del corto, era un po'... romanzato, nel senso che io stavo vivendo questa storia d'amore con un uomo più grande di me, perché però non voleva avere un futuro e quindi di conseguenza mi perdevo in altre storie. Ma tu nella vita hai desiderato una tradizionale famiglia, sposarti, fare figli, come ha fatto ad esempio tua sorella Christelle? Nel profondo? Nel profondo, ecco, non so se è una forma di difesa, però il matrimonio, se ci penso, mi vergogno a camminare giù per la chiesa, vestita di bianco, tutti che mi guardano, tutti che celebrano questo amore, mi mette ansia. Lo farei in una piccola chiesetta, magari vicino a casa di Massima, c'è una chiesetta che mi piace tantissimo, vicino a Quarica di Lecce. E dove si è sposata mia sorella, tra l'altro? Sì, una
una cerimonia intima, però non queste, questi matrimoni come hanno fatto mia madre, mia nonna, mia sorella, certo. Mi imbarazzano. Dai, vediamo The Last Chapter e poi ricominciamo, l'ultimo capitolo. Hi. What's going on in San Francisco? A wedding. Do I know them? Don't think so. How are you? So quiet. I've always been quiet. Molto bella la fotografia. Allora, immaginate il racconto di questa ragazza, di questa giovane donna, e immaginate la famiglia di questa giovane donna. O come sempre noi andiamo a indagare quello che accade nel nostro intimo, nel nostro background. E tu sei la quarta di Albano e, Albano e Romina Power, è nata nel 1987. Prima di te c'è Cristelle, prima ancora c'è Iari e prima ancora, nata nel 70, c'è Ilenia, che è nata lo stesso anno tuo. Ovunque la sia, alla mia stessa età. Sì. E Albano e Romina, famiglia di immaginario assoluto, la conosciamo soprattutto per queste canzoni. Da Felicità in poi hanno segnato il nostro immaginario. Quando li vedi provi più, insomma, gioia, soddisfazione, anche orgoglio familiare o anche o provi più senso di soffoco? Io uso soffoco perché è un termine che uso tanto. Oddio, soffoco. Soffoco. Allora, prima sì, soffocavo. È come se loro fossero sempre stati più importanti di me e quindi si parlava sempre solo di loro e non c'era mai spazio per me. Quindi era... sì, soffoco è il termine giusto, ma anche un e io esisto anch'io, mentre adesso li sto analizzando come due esseri umani che si sono incontrati, amati, hanno creato non solo grandissimi pezzi della storia musicale, ma anche me. No, ma è giusto, ma però cioè, non fa la mia, è la verità. No, ma sai cos'è? Sto scrivendo un documentario su di loro perché credo che sia giunto il momento, da una mia prospettiva. Non dovendo necessariamente focalizzarsi sui grandi successi, su tutto quello che luccica, ma anche quello che c'è dietro, quando si chiudono le tende del palcoscenico e cadono tutti i coriandoli per terra. Io voglio sapere chi erano Albano e Romina quando le tende erano chiuse. Io lo so, però vorrei che lo sapessero anche le persone a casa. Vorrei che sapessero gli inizi, il primo disco che si chiama Atto Primo degli anni 70, di come mio padre faceva i concerti uno dopo l'altro in Spagna perché in Italia non trovava lavoro. E, è molto interessante andare a guardare con una lente di ingrandimento ma con dei guanti bianchi questa loro vita.
che non è mai stata esplorata, perché si vedono i Sanremo, si vedono magari quando c'è stato il divorzio, il matrimonio, però non si sanno quelle giornate anche silenziose, quei momenti che nessuno sa. A te chi te le ha raccontate? Tuo padre o tua madre? Nessuno. Io devo fare la detective. E come l'hai scoperto? Sì, perché lei tu volevi fare la detective. Io nella devo vita. Fare la detective. La Romina Vagante, sì. È un po' detective. Scrive anche molto bene, perché ha scritto anche un libro di poesie molto bello, che insomma, se vi capita, leggetelo, perché sono veramente belle. E infatti ha un'ottima proprietà di linguaggio la ragazza. Adesso sto facendo, non è empowerment. Ogni tanto faccio empowerment. Cioè, potenziamento delle capacità. Sì. E qui come l'hai scoperto? Così ti sei incuriosita e hai voluto capire chi erano davvero? Sì, perché lo trovo così assurdo che c'è una figlia di divi di Hollywood e un figlio di un contadino del dopoguerra. Come si sono incontrati in questa vita? Come è possibile? Come si sono incontrati, amati e vissuti per 30 anni, poi lasciati e poi comunque ritrovati per cantare insieme e aver ritrovato di nuovo un'armonia? E secondo te come si sono trovati? Poi dopo parliamo della tua infanzia, della tua d'infanzia. Quando tu eri bambina, come li vedevi? Loro si sono separati che tu avevi 12 anni, quando Irene è sparita ne avevi 6, quindi diciamo l'infanzia di Romina è breve, perché immagino che quando a 6 anni ti arriva una notizia del genere, qualunque certezza crolla, no? Sì, era... Non ho avuto neanche il tempo di metabolizzare, perché in casa non se ne parlava. C'era talmente tanto trambusto fuori, mediatico, televisivo, ovunque, che dentro casa c'era il silenzio, c'era l'omertà, non c'era il voler parlare, di sviscerare questo trauma. Quindi è come vivere con un grande mostro dentro l'armadio che non lo fai uscire, si ingrandisce. E il silenzio, cibandoli il silenzio, cresce sempre di più. E tu da bimba chiedevi come... No, io non chiedevo. Io chiedevo quando tornava e ci dicevano delle date, facevamo io e mia sorella dei collage, bentornata Elenia, e poi questi collage si accatastavano e dopo un po' abbiamo capito noi che non sarebbe più tornata, che comunque... La prima, ne parlavi più con la mamma, quando ne hai parlato per la prima volta con la mamma e col papà? Cioè, quando è che avete... Però sai che non mi ricordo. Io credo di aver bloccato molti ricordi della mia infanzia, perché era una fonte di malessere, dolore. Di dolore. Troppo e quindi dolore. L'ho rimosso, o forse devo andare, devo fare un po' di MDR per tornare... Sì. Una psicoterapia regressiva, questo sarebbe. Guarda, gli inizi di papà e mamma, intervista da Europa Folk e Pop 1971, dai. Perché lei, dopo aver ottenuto il successo, è rimasto da 5 anni quello di sempre? Cioè, per me, io ci starei anche a seguire una nuova strada, a trovare nuove formule per lanciare una canzone, affinché un uomo spettacolo, come dovremmo essere noi cantanti, fossimo ancora più completi, più preparati per affrontare. Tu, ad esempio, mi stai intervistando in questo momento, ma tranne che rari sprazzi, non è che sia me stesso, capisci? Il fatto che ci sia una telecamera puntata, uno che ti intervista, il pensiero che scavalca il pensiero... No. Per me è così, tu sarai americana, cioè penserai diversamente. Lei non ha mai cercato il successo? Il successo non l'ha mai interessata troppo? Non è successo nel senso che la gente ti riconosca, che ti veneri, tutto quello non mi interessa neanche adesso. Per successo io intendo dire un'affermazione personale, un completarmi attraverso l'arte, cioè esprimermi e fare una cosa che altra gente si identifichi dentro e che apprezzi. Intervista di Gianni Minà, le parole sul successo molto belle, te l'ha dipinto così la mamma il successo, come ti ha... Cosa ti ha detto su quello che dovevi fare nella vita? Peraltro lei è figlia di Tyrone Power e Linda Christian. Che cosa ti diceva su quello che avresti potuto o dovuto fare tu? Che indirizzo ti ha dato? Mamma era più sull'esprimersi artisticamente che sul avere successo. Il successo io credo che sia un risultato di quello che si fa, se si fa bene e se è la giusta via per te da intraprendere. Mentre papà è più fissato sul successo.
Ok. Io vorrei che il successo veramente fosse un risultato, non mi interessa essere riconosciuta, non mi interessa dover apparire costantemente per una mia esigenza o per una mia fame di visibilità. È vacua. Se ho qualcosa da dire, io lo esprimo, ma se non ho nulla da dire è inutile aprire bocca. Come ti parlava mamma? Cioè, quando lei ti parlava appunto, di tutta questa famiglia, te ne parlava, tu avvertivi quasi la responsabilità comunque di questo côté familiare così importante? Della famiglia di mamma? No, perché era, poi neanche lei lo ha conosciuto tanto il papà, peraltro. Sì, per noi era... Ecco nonno, e guardavo un film, non è che il nonno viene a cena e ci racconta la sua vita sul set. Cresciuta a Celino San Marco con una amica che adesso abbiamo collegata che si chiama Valentina Palma. Valentina, l'amica d'una vita, cosa combinavate in quel di Cellino? In arte Picciu, ciao Picciu. Eccoci. Ciao Ciupi. Ciao. Allora, lei è la farmacista di Poggiardo. Infatti io sono molto contenta di avere un'amica farmacista perché ogni volta la chiamo e chiedo: senti, ma cosa vuoi prendere? Grazie, può rendere. Sei un po' ipocondriaca? No, però mi piace sperimentare, capire. Certo. Vai Valentina. Come eravamo da piccole, Romina è praticamente uguale ad adesso, cioè voi pensate di aver scoperto Romina Vagante, ma lei è nata Romina Vagante, quindi sempre all'arrembaggio, sempre con questa telecamera in mano per documentare qualsiasi cosa, che poteva essere, facciamo un giro nel bosco a Cellino e vediamo cosa succede, va bene, andiamo, oppure, perché non proviamo a fare questo balletto tutte insieme? Ma considerando che avevamo 10 anni e solo una di noi aveva fatto danza, vi lascio immaginare che spettacolo terribile, tipo i pinguini di Mary Poppins, stessa coreografia. E lei documentava qualsiasi cosa. Nel momento in cui abbandonava la telecamera, quindi per pochissimo tempo, ci si cimentava nella scrittura. Per cui noi avevamo un diario segreto di quelli con i lucchetti, anche se il primo, ti ricordi Ciupi, non aveva il lucchetto, aveva una specie di mezza sicura, completamente insicura. Venne rubato. Oh, venne Gesù. Rubato e a per scuola. Evitare che chi... Esatto, il primo fu rubato, il secondo... Aveva il lucchetto prima di tutto, ma poi usavamo un linguaggio in codice, secondo noi, incredibilmente incomprensibile. Esatto, tipo io avevo quello che piaceva a me, l'avevamo soprannominato coltello, perché era alto e magro, e per dire bacio c'era il termosifone, quindi ho dato un termosifone a coltello. E quindi il nostro diario erano pieni di queste frasi così. Cioè, ma manco la KGB, tra KGB e la CIA, cioè non so. Infatti devo fare la spia. E quindi poi il secondo diario venne rubato di nuovo a scuola. E quel giorno io andai dalla maestra e le dissi: senti, hanno rubato di nuovo l'altro diario, non è possibile, devo andare a cercare che... Andai in tutte le cartelle, in tutti gli zaini, in tutti gli studenti in classe a cercare il diario. Detective Romina. Finché non l'ho trovato. L'hai trovato? L'ho e trovato. Chi era l'infame che aveva rubato il diario? Scusami, infame. Posso dire nome e cognome? Io ancora me lo ricordo. Forse nome e cognome, no? Magari questo sarà rabbia, ci querela. Roberta, adesso. Era Roberta. Era una. Roberta, sì. E perché l'aveva rubato il tuo diario? Perché scrivevamo le nostre... Voleva sapere. Voleva sapere, secondo e me. E tu che l'hai fatto a questa signorina? Non mi ricordo, Vale, che cosa le ho fatto? L'hai invitata al tuo compleanno! Perché tu non riuscivi neanche a portare rancore, niente, proprio. No, sai, perché hai rubato forse... qualcosa? Ok, io ti invito. Sì, no, va perché bene, forse dai, volevo peccato essere perdonato. Inclusiva. Volevo e essere come, inclusiva. Cosa le auguri a Romina oggi, Valentina? Come? Cosa le auguri a Romina oggi? Vabbè, come avessi detto, dai, se non senti... esprimere tutto quello che ha dentro.
Vabbè. In modo poi per di raggiungere insomma ogni obiettivo che si sia mai prefissata. Grazie davvero, salutaci la Puglia, vedo anche il Pumo dietro di te. E qui ecco Romina è con la mamma e col papà qui da noi, sempre oggi un altro giorno. Ciao Vale. Mamma ti tratta ancora come una bambina, Romina? No, sono io che tratto lei come una bambina. Ah sì? Lei pensa di essere più matura di me. No, che tu ti comporti in maniera meno matura di me. Cioè, no, scusatemi. Escono fuori. È partita la terapia di gruppo. Ecco. Perché cosa ha fatto di poco maturo, mamma? No, perché lei quando arriva a Roma... Sweetie, mi prendi un taxi? Sweetie, mi puoi comprare questo? Sweetie, mi prendi... E quindi le sue esigenze diventano le mie priorità, come un bambino, no? E quindi vengono prima le sue esigenze e poi posso soddisfare le mie. Vabbè, però tu sei è giusto così, no? No, non è giusto così. Voi eravate glocal prima ancora che andasse di moda. E peraltro, secondo me, tutti gli italiani, le italiane, erano molto fieri del fatto che quest'uomo, l'italiano proprio, l'italiano nella sua italianità del sud, questo ragazzo per bene, figlio di contadini, avesse conquistato la figlia di due divi hollywoodiani. Tu quando l'hai conosciuta, hai sentito Laura, insomma, due genitori importantissimi, Tyrone Power, Linda Cristian? Io non sapevo niente di lei, né lei sapeva niente di me. Proprio eravamo due che per caso ci siamo incontrati. E che devo dirti, l'ho vista, tipica americana, ma non sapevo assolutamente niente. Dopo mi ha detto, il papà è un attore, la mamma è un'attrice. Quando l'ho vista la mamma, ho detto, lungi da me, le disse. Proprio era un mondo che non mi interessava. Ma è vero che sei nata nel lettone di Cellino, di casa di Cellino? Sì, sia io che mia sorella Christelle. E per avere un gradino, per farmi uscire da mamma, abbiamo preso la tavolozza dove mia nonna faceva la pasta fatta in casa. E perché la scelta del parto in casa? Perché mia mamma era un hippie fino al midollo. Tu sei un po' hippie? Non lo so, forse sono più contadina che hippie. Che quindi un po' più sana? Sì, un po' più carrisi. Sì. Senti, ma quando eri bimba, non so, i tuoi genitori andavano in giro, viaggiavano, lavoravano, eccetera. Come vivevi le loro uscite di casa? Malissimo. Cioè? No, l'unico ricordo che ho è di me che urlavo nell'aeroporto perché loro li vedevo che si allontanavano verso il gate e io dovevo tornare verso casa con la tata. Oppure ho trovato questo bigliettino facendo il trasloco di mamma una settimana fa, con questo bigliettino che lei si conserva ancora, che c'era scritto sono tornata a casa e ho urlato mamma, ma poi mi hanno detto che tu non c'eri, eri già partita. Però, questa era la mia infanzia, però a volte viaggiavo anche con loro, quindi mi hanno fatto vedere il mondo a un'età veramente piccola, quindi sono stata esposta ad altre culture, certo, lingue, quindi sì, c'ho sempre questa voragine. A 18 anni, prima, quando è che te ne vai a studiare a Roma? A Roma a 14. Roma e con 14. Dove stavi? Stavo prima a Cellino Dove stavi a Roma? Al Marymount. Ah, cioè, ma dove vivevi? Con mamma? Con papà? Con mamma, sì, ok. Sì, sì. Sì. E poi siamo dopo da avere una famiglia grande siamo diventati lei madre single e io figlia unica. Ed eri più felice oppure eri felice di avere la mamma tutta per te oppure? Ma io il mio go to sentimento è il pianto, quindi io appena sono entrata alla casa a Roma ho pianto. Perché questa è la mia prima reazione, non so se l'avete mai visto che io piango, però piango spesso. E quindi no, questo era l'ennesimo trauma, l'ennesimo cambiamento nella mia vita, avevo solo 14 anni, poi mi sono adattata alla vita romana. Perché poi Iari era sempre in collegio. Sì. E Christelle pure ha deciso di andare in collegio, anche io potevo andare in collegio, ma ho deciso di rimanere con mamma. Ecco, e adesso ci racconti cosa combini dai 18 anni in poi, abbiamo pure la foto di Michael Bolton, tanto per rinfrescare la memoria, ma prima tutti in famiglia, nostra, ma non c'è Ilenia, 1991. Albano Carrisi e Romina Power e Prole. Se manca uno.
provate. Ne manca solo una, Ilenia. Il colpo di fulmine, Albano, quando è nato tra voi due? Vuoi l'ora esatta oppure... No, l'ora esatta. Il colpo di fulmine è nato dopo un bel po' di tempo, dopo circa 30-40 giorni che l'osservavo. Sì. Ed è stato un bel colpo di fulmine, era il mese di ottobre, sai, i primi temporali. Tu il primo bacio te lo ricordi, Romina? Il primo bacio fu un bacio che fummo costretti a darci per copione. Perché e quindi ha accelerato proprio i tempi, che naturalmente ci avremmo impiegato di più perché timidissimi tutti e due. Quando il bacio dalla finzione è diventato un bacio reale? Quello era dietro le quinte. Per me era già reale nella finzione. Sì. Lo sbagliavo sempre alla fine perché volevo che questa scena durasse il più lungo possibile. Per motivi... dovevo imparare a fare l'attore, capito? Comunque non a 18, scusami, a 22, mi chiariscono, tu decidi di partire. Io vado, prendo la valigia, non di cartone, come dice sempre mio padre che parte con la valigia di cartone. No, vado perché non mi piacevo, onestamente non mi piacevo. Ero entrata un po' in un circolo vizioso e sapevo, c'era una voce dentro di me che diceva questa non sei tu, devi andartene. E quindi sono andata in America, a Los Angeles, e ho iniziato una scuola prima di produzione e poi di recitazione. Come ti mantenevi? Immagino i tuoi genitori ti hanno aiutato? Beh, sì. Sì, all'inizio sì, però poi... ho iniziato a fare altri lavori, ma ho fatto qualsiasi tipo di lavoro, dalla badante a una signora di 80 anni a Malibu, nel nostro strip club facevo quello famoso di Vera Gemma, dove c'era pure Tarantino. Esatto, è arrivato Quentin Tarantino. E poi ho fatto l'assistente personale, ho fatto il pubblico in diversi programmi televisivi. Poi c'avevo un agente che mi ha detto: ah, ti hanno preso per American Horror Story, questa serie americana. Io tutta contenta, dicevo a mia madre: mi hanno presa. Arrivo, praticamente c'erano 25 ragazze uguali a me, dovevamo metterci un cappello e camminare, quindi era lo spot della serie, non mi si vedeva proprio. No, ma scusa, c'è Calimero, mi giuro, è stata... sono tante mascherate. Esatto, però peggio. Senti, ma sei stata felice in America? Sì. Sì, perché... avevo bisogno di non avere una rete di sicurezza, avevo bisogno di fare degli sbagli e avere le conseguenze dei miei sbagli, perché dovevo crescere. Quali sbagli hai fatto? No, non me li devi dire tutti, se, in generale, se ti va di dire quello che vuoi dire. Le solite cavolate che si fanno quando si è giovani. Senti, amore, ti sei divertita, ti sei innamorata, sei stata amata? Hai più amato o sei più stata amata? Più amato. Hai più amato, senza ti dubbio. Senti in debito? Sento in debito, ma sto scontando il debito. Stai scontando il debito? No, vabbè, dai, poi la vita è lunga, scherzo. No, definitivamente poi abbiamo Stefano, Sì, lo so, infatti, ma per quello sto scontando il debito, perché adesso lui mi sta amando per tutti gli uomini che non mi hanno amato. Oh, bravo! Dopo lo vediamo, Stefano, perché io quando ho visto tuo padre, e quando a lui gli ho detto... Ok, ai suoi genitori dico, ti abbiamo dato il gioiello di famiglia, comportati vero, bene. Vero. Com'è Romina, dai, come sta uscendo fuori da questa intervista, family? Romina la vedo come sempre, una persona super fragile, una persona fragilissima, ha un cuore, un animo veramente di cristallo, ecco. Quando penso a lei penso un animo da toccare pianissimo, sempre con cura, sempre con i guanti, ed è così anche nelle nostre chiacchierate che ci facciamo. Perché le S2 sono diventate amiche, vanno in giro, fanno cose. Romina, certo. tanti mondi insieme, c'è il Salento, c'è l'America, noi quando ci sentiamo noi parliamo inglese, spagnolo, dialetto salentino, italiano, è veramente come parlare con tante persone che vengono da tante parti del mondo. Samuel. Io che posso dire, è duttile perché si adatta a qualsiasi situazione. La prima volta che ho ballato con lei era cioè tranquillamente. Via, vai col vento. Sì, via. Laura. Io la sto conoscendo, la conosco da poco, poi secondo me Romina, quello che mi colpisce di te sono i tuoi occhi veri, sinceri, profondi, che esprimono tutta la carica, l'energia che tu hai dentro e come diceva prima Serena, secondo me giustamente, ancora giocando in difesa è un po' bloccata, ma in questo mi riconosco anche io, perché io sono più grande di te, ma...
più o meno lo stesso problema. E poi secondo me Romina ha un suo alone, cioè tu hai un tuo alone, tu hai una tua energia, veramente un'intelligenza, e la dolcezza mischiata alla tua intelligenza è la tua forza, secondo me. Mamma, perché sei veramente la seduta di Empower sta funzionando. Prima di andare allo specchio, Linda Christian e Carmelo Carrisi, i nonni dai. I nonni, sì, loro si volevano bene. Bravo, bravissimo. Potrebbe cantare alla televisione. Eh sì, uno più uno meno. Mamma, vorresti dire a Caterina di portarci qualcosa da bere? Sì, cara, non dimenticare che è mezzanotte passata. Ah, già, è vero. Su, ragazzi, sbrighiamoci, altrimenti troveremo chiuso. Dove andate a quest'ora? A Torvaianica, a mangiare la pizza. Era già in programma, signora. Ah, già, mio marito ha il poker stasera. Va bene. Prima che lui cominciasse a cantare, lei che lavoro pensava che avrebbe fatto, Albano? Ma io veramente avevo quella cosa di mandarlo a scuola. No, lei voleva l'insegnante elementare o il ragioniere? Figlio ragioniere o il figlio insegnante elementare? Beh, professore, li chiamavano, era qualche cosa di stupendo. Lei voleva interrompere. Ha visto che non è diventato professore. Che delusione. Quando si è sposato con Romina, qual è stato il suo pensiero? Sai, io avevo paura. Dico, voglio stare attento. Dice, dice, non dà retta a quello che dice la gente. E la donna ideale per me è stata una donna veramente, magari noi per Ida e Ida per noi. È stata una cosa veramente che Dio ce l'ha mandata. Amore, fragilità, ma dov'è la tua forza? Perché c'è. Non lo so, secondo te? Secondo me da quei nonni, dice Lino.